Torno brevemente con Fabio Gallo sul portale, brevemente anche per raccontare la Fondazione Paolo di Tarso, di che cosa si occupa, di che cosa cura. La Fondazione è la Fondazione della Chiesa delle Celebrazioni Ufficiali della Repubblica Italiana, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma. E il suo scopo nasce, prende il nome da San Paolo, proprio per essere una paolina della rete, diffondere tramite la rete la bellezza del sacro, la cultura cristiana. Noi crediamo che nei valori cristiani ci siano essenzialmente i valori dell'Italia e degli italiani, quindi nei valori cristiani siano fusi il brand Italia e quello che si oggi definisce Made in Italy, quindi il vero volto dell'Italia, la profondità dell'Italia in modo, diciamo, tangibile. Per questo motivo pensiamo anche che un'opera d'arte, seppur bella, bellissima, da sola non si compiace di essa. E abbiamo creduto che anche il santuario, i conventi, l'opera di Francesco da sola non si sarebbe compiaciuta, aveva bisogno magari di milioni di anime da poter aiutare a crescere. Per questo motivo abbiamo pensato di investire sulla Calabria e creando delle sinergie, semplicemente dei dialoghi, cercando le persone giuste con le quali dialogare. La prima persona è stata appunto l'onorevole Oliverio, al quale noi timidamente abbiamo chiesto alcuni mesi fa di sostenere il portale ufficiale del cinquecentenario. L'onorevole Oliverio, nella sua qualità di presidente della provincia, ha detto sì e lì nacque il primo miracolo della comunicazione. Siamo al secondo miracolo con la Regione Calabria. Penso che in termini di comunicazione questo di questa sera è il terzo, veramente più di questo non possiamo. Siamo in onda in tutto il mondo e quindi questa è la pagina la più grande che potessimo aprire, dedicata a questo grande, grandissimo santo della carità sociale. Abbiamo parlato con padre Marinelli di questa straordinaria attitudine a essere contemplativo e attivo, e praticamente attivo nei confronti dei fedeli. Abbiamo visitato il romitaggio, dico bene Fabio? Il modello di vita, anche romitorio. Romitorio, modello di vita e anche romitorio. Abbiamo queste immagini. Allora, chi è paolano conosce questi luoghi. Chi, come me, li ha visitati ieri per la prima volta, ha trovato in queste grotte, così umide, così anguste, un luogo nel quale noi non potremmo resistere neanche 10 minuti. Che cosa è stato e che cos'è nella spiritualità di Francesco questo luogo così distante dalle nostre possibilità umane, Fabio, e invece così vicino alle sue, alla sua capacità di inginocchiarsi in preghiera per giorni, giorni e giorni? Ma Francesco è un personaggio così grande che per davvero non basteranno, voglio dire, anni per ricordarlo attraverso i grandi eventi, i piccoli eventi. Soprattutto penso che Francesco volesse vivere però nel cuore di ognuno di noi e quindi si volesse stabilire in modo permanente in essi. Allora ha cercato il luogo più intimo, il cuore, dentro la terra in un buco, dove ha trascorso la sua esistenza di penitente, ma quello che noi chiamiamo un gruppo, proprio un buco scavato nella roccia, lui ritrovava tutto Dio, nella povertà assoluta, nel nulla assoluto trovava il tutto, e lì stava fino a quando non otteneva la grazia e la misericordia divina per tutti i suoi confratelli. Quindi ci insegna anche ad insistere fino ad ottenere il tutto dal nulla, per cui il nulla di Francesco è il nostro tutto di oggi, è un grande dono che lui ci offre, ovviamente inimitabile. Forse possiamo pensare, come giustamente lei ha detto, Paola, non riusciremo a resistere neanche un minuto. Pensate che quando lui usciva, spesso dopo 15 giorni, 20 giorni, pensavano i confratelli fosse morto, lui usciva solo con un e cioè sono vivo, ma lo chiamavano Francesco l'amato, perché usciva con gli abiti corrotti dalla muffa, ma lui era sereno, tranquillo, fresco come una rosa. È stata la tenacia dei paolani, la tenacia dei fedeli che ha portato alla costruzione di questa basilica. Noi ci troviamo sul sagrato di una basilica dedicata al grande santo paolano, santo grande in tutto il mondo. Attraverso questa carrellata di incontri, di testimonianze, abbiamo voluto rendere omaggio anche noi a San Francesco di Paola. Io ringrazio prima di tutto, prima della chiusura di questa serata, i frati
i frati che su tutti nella persona ovviamente del nostro correttore generale, padre Marinelli, che ci hanno sopportato e supportato in questi giorni in cui i tecnici, grazie a tutti i tecnici, grazie al nostro coordinatore Mario Maffucci, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata, hanno lavorato intorno a questo luogo. Vorrei un applauso per Niki Nicolai e Patrizia Troiani qui sul palco, così come chiamo Francesco Errante. Francesco, raggiungici. Grazie all'onorevole Nicola Adamo, grazie all'assessorato al turismo della Regione Calabria, grazie all'onorevole Mario Oliverio, grazie Presidente della Provincia di Cosenza, grazie a Fabio Gallo, alla Fondazione Paolo di Tarso, che sia una fondazione che lavori sempre di più sul sacro e sul valore e sul cuore profondamente cristiano del nostro paese. Prima di lasciarvi a Niki Nicolai, ancora una volta, che ci canterà "Che mistero è l'amore", e la ringraziamo per questo, le immagini del presidente Loiero, del presidente della Regione Calabria, che accende la lampada, questa lampada che resterà accesa per un anno intero insieme a tutti i presidenti delle province di questa regione così bella, un gesto simbolico importante per una fiamma d'amore nei confronti di Francesco Di Paola, che non si è spenta in 500 anni e non si spegnerà, credeteci, mai. Grazie a tutti voi. Niki Nicolai. Leggo un libro e penso a te. Cambio casa e penso che non troverai la strada. We
Roma.